Buongiorno Pupi, ma buongiorno Pupi, buongiorno, ciao a mamma, saluta tutti. Va a prendere il suo giochino, signore. Ciao Pupi, sto cercando. Di cosa vi dicevo? Vuoi giocare con me? Vuoi giocare con questo giochino? Non è più un giochino, è un mostro. Eccomi ragazze, sono pronta con la mia divisa Caritas Shop, la maglietta bellissima e poi la mia solita gonna di jeans che sto comoda comoda, sono quasi vestita sempre così, è la mia divisa ufficiale. Oggi fa caldissimo, fa praticamente caldo, io non tollero stare a casa, infatti niente sempre in negozio, perché in negozio c'è l'aria condizionata, quindi infatti quando entrate in negozio fate sempre tutti quanti ah, che bel fresco, quindi venite a prendere il fresco, quindi a casa non riesco a stare, sto un po' a computer, poi volo via al negozio, quindi non vedo l'ora di andare là, porterò anche Pupi, che anche lei, poverina, amore, è caldissimo, sta sempre sul pavimento a terra, quindi è super accaldata. Questi sono gli ultimi giorni in negozio, noi siamo veramente stanchi, abbiamo bisogno di un bel po' di pausa, sono stati veramente mesi molto impegnativi fisicamente, perché comunque noi con il negozio, io, Dario, vabbè, ci ha aiutato la mia famiglia, la sua famiglia, però abbiamo fatto tutto da soli, quindi anche fisicamente proprio, no? È proprio tutto a riempire il negozio, abbiamo pitturato, abbiamo fatto, vabbè, ma anche comunque mentalmente siamo abbastanza stressati, comunque perché quando è una nuova apertura comunque ci sono tante spese, tante responsabilità, tante cose comunque da dover gestire, quindi ci vuole comunque, c'è bisogno di staccare un momento, un attimo e tirare un sospiro di sollievo. Sia io che Dario siamo due persone molto molto attive, quindi stare fermi per noi è veramente difficile, perché proprio come persone siamo portate sempre a fare, fare, lavorare fino a notte fonda, già dalla mattina presto, poi subito, quindi dormiamo pochissimo. Siamo molto simili noi, però poi ci imponiamo, è importante, ci imponiamo di riposarci. Anche per esempio, noi non ci fermiamo un attimo, chiudiamo il negozio, andiamo in palestra oppure ci alleniamo con il video che vi ho fatto vedere l'allenamento. Se non l'avete visto, andatela a vedere, vi ho fatto vedere come facciamo, come ci alleniamo noi quando adesso che le palestre sono chiuse. Quindi, come vedete, siamo sempre in super attività, cioè non sappiamo cosa significa mettersi su divano, riposarsi. Quindi arriva a un certo punto che te lo devi proprio per rispetto verso te stessa dire ok, ho bisogno di riposo, lo devo a me stessa, al mio corpo e alla mia mente, al mio fisico, quindi è un atto d'amore verso se stessi, quindi ci riposeremo un pochino. Questi sono gli ultimi giorni, in particolare sabato sarà l'ultimo giorno di apertura, sabato 12, saremo aperti fino alla sera sabato, quindi sia la mattina che il pomeriggio siamo aperti e vi aspettiamo per gli ultimi rifornimenti, perché poi chiudiamo per 2 settimane, riapriamo il 28 agosto con tante novità e vi dico solo questo, quindi vi aspetto perché in negozio tantissime cose sono finite, sono andate a ruba, avete fatto scorta di tutto anche perché ci sono i saldi, quindi vi aspetto per le ultime cose che possono servire per le vacanze, anche per il rientro. Io ho preso un po' di tutte le cose solari, ma anche prodotti per capelli, ristrutturanti, oli corpo, anche di make-up, Nabla, tutto. Quindi se venite in questi ultimi giorni fate un po' di rifornimento e poi ci riposiamo, andiamo in vacanza. Vedrete nei vlog la nostra location della vacanza. Wow! Poi sono stati giorni particolarmente stressanti per me in particolare, perché comunque in famiglia ci sono state un paio di cose spiacevoli, quindi sono stati momenti abbastanza difficili da affrontare. Poi ovviamente nei video, internet, io faccio vedere quello che voglio far vedere. Le cose poi realmente importanti, quelle che realmente valgono, molto spesso non le mostro, che non è il caso, insomma, qua mostriamo tutte le cose belle, frivole e belle, quindi non mi va di farvi vedere le cose triste, comunque sono stati momenti abbastanza duri. Ciao amore! Quattro Il ghiaccio. Siamo al sushi, non fate caso ai miei capelli. Ora ho un vestitino un po' giapponese, un po' giappo. Giappone. È un po' giappo il mio vestitino. Giappone. Sì, siamo a un sushi nuovo, stiamo sperimentando. Così poi vi facciamo sapere la recensione se è positiva o negativa, vero amore? Siamo esperti di sushi, infatti tante persone nei commenti mi chiedono qual è il sushi dove vai? E io vi faccio le recensioni positive e negative, è vero?
Amore, sono troppi. Sì, sono troppi e ci gonfiamo. Ma è troppa questa tartare, amore. Cioè, veramente, amore. Mangia piano perché se lo sbucci, eh. Porzioni super abbondanti. Oh, questa salsa tartare è top. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. Tu non crei la bracciole? Sì, sì. Le linghe no. No, no. Timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me. Faccio un po' di pubblicità gratis. Com'è, amore? Buonissimo. Recensione in diretta. Il sushi è stato buonissimo, devo dire la verità. È stato buonissimo e c'è il chef Leandro che è troppo bravo e un po' lenti nel servire le portate, però tutto sommato siamo soddisfatti, abbiamo mangiato bene, tutto buono di qualità, quindi promosso Ashi Sushi al Vomero. E adesso siamo da Fruttilla a mangiare un meraviglioso frozen yogurt. Com'è, amore? Buono? Vi assaggio in diretta. Ho messo granelli di nocciole, crema di limone, crema, cioccolato bianco e limone. Molto buono. Vero, amore? Buono. Ragazze, sono in negozio a fine serata, stiamo chiudendo, scusate, sono stanchissima e sono vecchia, ho le rughe perché lavoro troppo e oggi è stata una giornata piena, siete venuti in tantissimi qui in negozio, vi ringrazio tanto, amo tanto il mio lavoro, sono tanto felice. Adesso Dario non c'è, è andato a accompagnare Pupi a casa e dopo andremo a fare una corsetta e sono tanto felice, mi sento una stupida qua nel negozio a parlare da sola, però sono tanto felice, mi sento tanto fiera di avervi dato tanti consigli, perché quando venite qua vi aiuto a scegliere i prodotti, vi do dei consigli, mi piace tantissimo il mio lavoro. E niente, ho la piega di Belen, guardate com'è bella questa piega, vi piace ragazzi la mia piega? Comunque vi volevo dire, quando starete vedendo questo video è venerdì, quindi saranno gli ultimi due giorni qua in negozio, venerdì e sabato fino a sera, sabato 12 poi chiudiamo e poi sparirò. Non lo so, però prenderò qualche giorno di pausa da YouTube e smetterò di fare video per un po', dovrete stare senza di me, no vabbè, non lo so, però penso di sì, ho bisogno un po' di riposo e poi inizierò a vloggare la vacanza in un posto da Dio, quindi vi lascerò per poco, sentirete la mia vacanza per poco. Ma la cosa bella ragazzi è che oggi in negozio sono arrivati due pacchi per me a Caritas Shop, sono arrivati dei pacchi, copro l'indirizzo, sono arrivati destinatario profumeria Caritas Shop via Santa Maria Quarto Napoli, belli due pacchi, adesso li apro e vediamo cosa contengono, sono sicuramente regali di ragazze, voi siete mitiche, io vi adoro. Come si fa a non amarvi? Guardate qua, cioè è arrivata una cosa che io, a me mi emoziona tantissimo, ho scritto per Paquito, grazie. E poi qua c'è un sacchetto con scritto sopra Paquito e c'è la sua figura di Paquito, cioè io vi amo troppo ragazze, cioè voi, cioè tutto l'affetto che avete per me e per la mia famiglia, credetemi, è la cosa più bella che possa esistere. Comunque adesso lo apro e non vedo l'ora di darlo a mio padre. Comunque vi ringrazio già tanti, potrebbe essere anche vuoto questo sacchetto, è proprio il sacchetto in sé che è stupendo, no? Vabbè, questa immagine è troppo carino, queste sono le cose belle. Vabbè ragazze, no vabbè, troppo bello, guardate qua, c'è dei cappellini fatti a mano per Paquito perché lui ama i cappellini, cioè voi l'avete fatto felice con questo regalo, troppo belli. C'è questo che secondo me è stupendo, ma anche questo, sono tutti belli per Paquito, sto sacchetto, no vabbè, la lettera non la apro, la farò leggere a lui, adesso chiudo tutto e conservo il regalino per lui. Allora, dato che vabbè, mi sto commuovendo, dato che il mittente è Loredana, Loredana mia, io ti mando un bacio grande e ti ringrazio tantissimo per questo regalo che non è un regalo, è proprio una cosa stupenda. E adesso chiudo tutto e lo farò vedere a mio padre. Nel prossimo vlog ti farò vedere in diretta la sua espressione quando vedrà il regalo e ti farò fare i saluti da lui. Grazie Loredana. Vabbè, non ho resistito e ho letto anche il biglietto, perdonami.
Però c'è da dire una cosa importantissima, che questa ragazza ha una pagina Facebook che quindi farà tante bellissime creazioni. Andate a visitare la sua pagina Facebook, così la ricambio un po' di questo gesto magnifico. Dani Creazioni, andate tutti su Facebook e guardate la pagina di Dani Creazioni. Grazie mille. Grazie. Con l'altro pacchetto destinatario Carlita Shop, apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Beh ragazze, fantastico, è uno shorts Levi Strauss originale che è stato personalizzato per me, adoro, spero tanto che mi vada, ma è fantastico ragazze. E le ragazze mi hanno lasciato questo biglietto, andate sulla loro pagina, si chiamano Loving Vintage. Ciao Carlita, siamo tue grandi follower, da poco abbiamo una pagina Instagram Loving-Vintage in cui vendiamo capi personalizzati da noi, per lo più Levi's originali, bellissimi ragazze, che i Levi's originali tagliati e personalizzati non si trovano da nessuna parte, quindi sono anche proprio di qualità, sono bellissime. Andate subito nella pagina Instagram Loving-Vintage. E ha una cosa bellissima: se al momento dell'acquisto diranno di possedere il tuo codice Carlita Vintage 20, gli verrà applicato uno sconto del 20%. Saluti, speriamo che ti piaccia il tuo canale per il tuo fantastico negozio. No vabbè, grazie ragazze, ma anche questo biglietto è troppo carino, con tutti i brillantini. Io conservo tutti i biglietti, conserverò anche questo e non vedo l'ora adesso. Grazie, io non so come ringraziarvi, ringrazio tantissimo le ragazze di Loving Vintage, in particolare Noemi, vi mando un bacio grande. Dai ragazze, supportiamo queste giovani ragazze che hanno creato questa loro attività, quindi andate nella pagina Loving-Vintage su Instagram e se volete fare acquisti utilizzate il mio codice CarlitaVintage20. Giuro che non ci guadagno proprio nulla, è stato un semplice regalo che mi hanno fatto, però sono felice di poter dare una mano e di poter aiutare ragazze che ci mettono tanto cuore in un lavoro oggigiorno che è così difficile lavorare e portare la pagnotta a casa fra virgolette. Quindi avete anche il 20% di sconto se comprate. Sono state molto carine, senza che io le chiedessi nulla, a fare questo codice Carlita Vintage 20 per le mie follower, che quindi potete anche risparmiare il 20%. È un gesto molto molto carino, facciamo girare l'economia e facciamo tanti acquisti. Grazie ragazze. Grazie, sì. Che bellissimo. Mm. Molto bello. Cioè, vedere anche dietro? Sì. Levi Strauss. Visto? Mi va a pennello, vero? Bello. Com'è bello? Molto comodo, bello. È vero, amore? Sì. Sta bene. Evviva! Grazie, ragazze! Mm. Sera chef Carlita, propone piatto mare e monti. Allora, i polipetti e il pesce spada li ho marinati prima. No, grazie. Li ho marinati prima nel limone, prezzemolo e un po' di pepe. E poi li ho cotti alla piastra direttamente, anche i polipetti vengono più buoni così. Poi le melanzane le ho fatte tipo in padella. E lo sono venute tipo grigliate, io le faccio sempre così, le metto prima a bagno in acqua e sale, poi le metto in padella antiaderente senza olio, poi le condisco dopo con pomodorini freschi dell'orto di Franco, vero amore? Bio, oh. Buonissimi. Fruttoria Franco. Origano e olio a crudo e vengono buonissime. E poi un po' di insalatina che non può mai mancare, acqua e limone, olio a crudo. Buon appetito amore. Buon appetito. Cosa stiamo facendo? Io scrivo le liste della spesa mentre qua siamo in negozio e lui se le ricopia perché capisce un tubo di quello che è scritto lì. Allora, scusa, si capisce, cioè sei tu che non cambi. Comunque sto rossetto è bellissimo, ovviamente ce l'abbiamo qua a Carlita Shop ed è, indovinate di che marca è? Vabbè ve lo dico, dai, è di Nabla, comunque è stupendo, uno della nuova collezione. No, è vero amore, venite qua a Carlita Shop e lo comprate. E anche il prodotto che ho utilizzato per capelli è bellissimo, questo fluido che mi fa i capelli mossi e ricci senza asciugarli.
Ti piacciono? No. No. Allora, a te piacciono lisci i capelli, però amore mio, con sto caldo, chi ce la fa? Effettivamente, invece così lo metto e lo asciugo all'aria. Vabbè, comunque la lista dice formaggio primo sale, che compra Carita perché è un formaggio light. Fiocchi di latte light. Speriamo ci sta. Quelli zero. Ricottina piacersi del Conad, che è quella light. Non so se c'è. Quelle tre cose che ti ho detto le ho già ricomprate, quindi no? Ricottina piacersi del Conad. Poi insalata iceberg. Fate tutti la lista di Carlita. Immagini tutti quanti là con la stessa lista. Dico, ma che oggi si vendono solo primo sale, insalata. Poi? Rucola. I pomodorini ce l'abbiamo già. Poi ci serve il latte o il latte di cocco al pro, amore, che è quello senza zucchero. Esatto, oppure se non c'è prendi quello di soia, però controlla sempre che non abbia lo zucchero. Poi prendiamo, se ci sono i frutti rossi, tieni presente quelle là, il ribes, le more, i lamponi, quelli piccolini. Sono delle vaschettine piccole a banco frutta e verdura, se ci sono, non sempre ci sono. E le piacciono nello yogurt, le metto. Poi l'avocado, che mi piace tantissimo con il salmone. E se ce l'ha di avocati, ne puoi prendere pure più di uno. Mi dà passare se la porta della vasca. Ah, ok, va bene. Ah, esatto, non il prezzo, mi devi passare. Va bene. E poi noi contrattiamo anche col frutto erbivendo. Poi il salmone affumicato. Però amore, il salmone affumicato deve avere un buon prezzo. Perché se costa tanto, no. Deve avere. Il salmone affumicato. Poi la truvia per dolcificare, le noci e poi prendi prosciutto cotto 300 grammi e fesa di tacchino 300 grammi, va bene? Bravo amore mio, com'è bello il mio amore che mi fa la spesa. Che bello, anche questo è amore, cioè secondo me l'amore, adesso filosofeggiando sull'amore a Carlita Shop, non è solo l'amore, i gioielli, i regali, le cose d'amore, ma è anche questo, cioè il tuo fidanzato che capisce che tu sei troppo impegnata, va a fare la spesa e compra le cose, è una cosa stupenda, senza fartelo pesare soprattutto, vero amore? Ma non ci sono come lui. Guardate, io dopo quanto tempo, cioè dopo 28 anni di vita l'ho trovato. 28? Adesso ho 28 anni, scusa amore. E dove sta la mia fidanzata? Sono io. Io mi ricordo che teneva un po' più piccolo. Ah. Grazie amore, che sono molto giovanile, è vero? Sì. Ma l'età non conta, giusto? Sì. Tornate mio amore con la spesa, amore, cosa hai comprato? Il salmone, facciamo vedere tutte le cose. Che ti ricorda questa canzone? No, i vlog di Carlita. Sì, è vero mio amore, Symphony, quella che uso sempre nei vlog. Comunque amore, cosa hai comprato? Vediamo. L'insalata, poi grazie amore, le mandorle, mo ce le mangiamo, le noci, bravo amore, latte di cocco al pro, evviva, solo questo amore, ah ok, poi la rugola, poi qua cosa c'è? Primo sale, formaggio primo sale, evviva Nancy, il formaggio primo sale, che lei ha messo una foto su Instagram di una ricetta, mi ha fatto venire voglia. Fesa di tacchino, olive verdi, prosciutto cotto, gnocca. Ma non sono quelli light, amore, questi qua? No. No, amore mio. Non sono quelli light, hanno 97 calorie. Vabbè, non fa niente. Le sottilette, no, le sottilette non ci servivano, le vuoi tu? Le vuoi tu? Ma poi perché servono? Perché servono, non c'erano scritte nella. No, amore, c'era un'altra cosa dovevi comprare e non l'hai comprata, ma non mi ricordo. Devo punirti per questo. Amore, ma lo sai una cosa? Mi è arrivato un messaggio su Instagram di un ragazzo, mi ha scritto: posso diventare il tuo schiavo? Ah, sì. Ti giuro, ma cosa vorrà dire? Ottimo, allora va a fare. Secondo te mi va a fare la spesa? Ok, adesso risponderò. Ok, inizia a farmi la spesa e portami a lavare la macchina e comprami le casse d'acqua, cosa importante.
Ha preso pizza a casa? Che ne consumo una al giorno, vabbè. No, no comment.